L'agricoltura si interroga sul suo futuro prossimo ed in particolare sugli effetti della nuova politica agricola comunitaria 2014-2020. Copagri Abruzzo ha fatto sintesi di quanto emerso dal convegno svoltosi il 16 maggio scorso presso l'Istituto Agrario Ridolfi di Scerni e al quale ha partecipato anche Paolo De Castro, presidente della Commissione Agricoltura del Parlamento Europeo. Copagri ha elaborato alcune proposte che ritiene debbano essere condivise con le altre organizzazioni all'insegna di un nuovo criterio di rappresentanza. Ascoltiamo Camillo D'Amico, vicepresidente Copagri Abruzzo. Quello che si prevede che avvenga, può, a nostro avviso, se non opportunamente corretto nell'organizzazione della filiera, in un'attenzione particolare per i beneficiari, in una dedizione particolare alle zone interne, soprattutto dove l'abbandono già è maestoso e potrebbe diventare veramente disarmante e dilagante, ecco, se non si pongono dei forti correttivi che sono in capo alle regioni, sono in capo alle organizzazioni di rappresentanza, sono in capo a chi concentra poi fortemente il prodotto, io credo che possiamo veramente solo patirne le conseguenze negative che peggiorerebbero l'esistente. Una delle verità emerse dall'incontro promosso da Copagri è la necessità di aumentare le dimensioni dell'azienda agricola favorendo l'aggregazione ed è questo compito al quale sono chiamate anche le istituzioni regionali. Tommaso Visco, presidente di Copagri Abruzzo. Non soltanto la normativa comunitaria può darti degli strumenti, agevolare questo processo, comunque agevolare le forme di aggregazione, promuovendo l'assistenza tecnica per le strutture aggregate, dando proprio incentivi per l'aggregazione, ma anche a livello regionale interventi per favorire l'accorpamento familiare, interventi per favorire l'aggregazione, ci sono strumenti che si possono usare, noi stiamo cercando anche di indicarlo alla Giunta da un paio d'anni, sono strumenti che poi non sono soltanto del settore agricolo. Questo dobbiamo capire, cioè l'agricoltura se pensa di sopravvivere prendendo i fondi soltanto dal suo capitolo dedicato è destinata a finire, a morire. Quindi il tentativo invece è quello di in qualche modo farla parte di un sistema produttivo più ampio. Cioè l'azienda agricola all'interno del sistema produttivo Abruzzo fa parte del marketing, fa parte della politica del turismo, fa parte della politica di gestione del territorio per la salvaguardia anche ambientale. Quindi se entra in questo gioco intercetta anche altre risorse, c'è una possibilità.